Ma cos'è il sangue di San Gennaro? Shampoo al midollo di bue. Immergiamoci nel passato e analizziamo cosmetici e farmaci degli inizi del Novecento e probabilmente anche prima. È un video particolare, vi ho registrato nuovamente questa piccola introduzione perché, cioè, se guardate questo video e non mettete mi piace, e se ancora non siete iscritti, non vi iscrivete, siete delle brutte persone molto molto cattive, perché io ho rischiato di morire con tutta questa roba tra tagli, ruggine e acido borico in polvere. Davvero. In questo video aprirò insieme a voi delle scatole che non vengono aperte perlomeno da 60-70 anni, quindi state incollati allo schermo. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati in questa nuova puntata e credo sia l'ultima di cosmetici d'epoca. Aprirò oggi una scatola che ho preso in campagna con tantissimi, tantissimi prodotti. Spero che non mi venga il mal di testa, spero che non ci siano. Cioè, io ho veramente molta, molta paura. Trovate la playlist delle mie varie tipologie di reaction all'interno del mio canale, di tutti i tipi. Ormai questo canale si è espanso, però insomma, a me fa piacere, a voi fa piacere. Cambiamo argomenti, cominciamo subito. Vado a prendere il primo sacco. In realtà i sacchi sono due. Questo fa. No, questi poi io li vado a riposare in campagna perché qua già non si respira. Li ho messi nei sacchi proprio perché non devono passare gli odori. Vi ricordate il vecchio cotone igrofilo? Quello degli anni 50? Ora abbiamo questo. Scusate, mi metto gli occhiali giusto per un attimino essere anch'io consapevole di un'area un po' più intellettuale. Ecco questo. Cerchiamo con Google Immagini da dove può venire. Fabbrica internazionale oggetti di medicatura. Caltanissetta. Ah, perché è di una farmacia. Corrispondente ai saggi della farmacopea ufficiale. Non si sa di quale anno sia, ma è quello che è certo è che viene da una farmacia di Caltanissetta. Vedete, qua sotto c'è scritto Caltanissetta. Io vorrei provare con voi in diretta ad aprirlo. Questo comunque è cotone, è stato utilizzato e questo è il primo. E qua siamo molto, ma molto più indietro rispetto al cotone che avete visto la scorsa volta, nella prima metà. Ditemi voi, mi sa molto di anni 20 questa cosa. Ah, questo è nuovo, questo. Se conoscete Archeoplastica, questo è il latte solare Baby Tan. Ah, pagato tra l'altro 7.800 lire, secondo me. Qua ci siamo agli anni 80 almeno, anche anni 90. Secondo me ci sono delle muffe. Perché la reazione che ho io a queste cose non mi capita proprio mai. Che anno potrebbe essere? Non lo trovo proprio. No, purtroppo l'unica cosa che sono riuscita a trovare è la stessa pubblicità con questa bambina che trovate nel latte solare, però non c'è scritto di che anno sia, quindi in caso aiutatemi voi a capire. La cosa assurda, vediamo se aprendo il link c'è scritto di che anno sia. Io ho trovato che l'immagine è del 59, ma costava 7.800 lire, quindi questa sarà successiva. Secondo me siamo negli anni 80. La cosa assurda è che ha un fattore di protezione 6 per i bambini. Cioè il fattore di protezione 6 oggi viene dato per l'olio solare. Questa cosa non ha senso. E consente la giusta protezione della pelle delicata del bambino dai raggi, per questo mettiamo 6, favorendo una sana abbronzatura. I bambini non si dovrebbero proprio abbronzare. Allora, io sono curiosa di vedere colore e odore. È bianca! Ovviamente non fa buon odore, sento anche quel solito retrogusto di naftalina. Ho ricevuto diverse critiche perché sembro schifata, ma voi non potete capire la puzza che fanno e soprattutto il sapere di essere state conservate per essere utilizzate, cioè, no, voi davvero non mi capite. Comunque, questa è un'altra.
Ditemi come non si fa ad essere schifati per questo, cioè shampoo al midollo di bue. Beh, ve lo faccio vedere un attimino. Non è uno scherzo, è stato prodotto davvero shampoo al midollo di bue. Altro che vegan, altro che vegan, sul serio. Vediamo se almeno questo lo troviamo. Ma perché me le apre in Google Shopping? Shampoo al midollo di bue, nuova Ropel SRL Genova. No, non lo so, non si trova. No, buono, ricordo un po' di anni fa quel giorno in cui mia nonna mi dice: tieni, io ho lo shampoo. Tieni, io ho lo shampoo. Ma per non farci mancare nulla, ovviamente ne aveva due. Tutti e due a metà. Io davvero non capisco. Se volete sapere perché la nonna non butta tutti questi prodotti, vi consiglio di guardare l'intervista che le ho fatto nello scorso video, dove insomma racconta alcuni episodi di guerra, insomma capite com'è la vita di questa persona, ma di base è così, cioè non butta niente, proprio niente. Come il maiale, dei cosmetici non si butta mai niente. Poi abbiamo lui, Autan degli anni 80. Questo ne sono certa, ho già fatto una ricerca. Anche questo è sedimentato all'interno. Ecco qua il nostro Autan in boccettina di vetro degli anni 80, che respinge gli insetti, questo odore da lontano, tipo di qualche fungo. Ma che è sta cosa? Ma fanno schifo, ma che vi devo dire? Che bello, stupendo, non vedo l'ora di mettermelo, bello da collezione, ma è smezzato, quindi anche dite sì, questo vale, solo le cose sigillate possono avere un valore, quelle smezzate purtroppo. Dopodiché abbiamo questa, che è una pasta Fissan, è colloidale, polvere colloidale cicatrizzante per adulti e bambini. Non so nemmeno se c'è, però non la voglio capovolgere. È buona, economica e costa poco. A base di albumina del latte. L'avrà comprato mia nonna quando mio papà era piccolo o mio zio era piccolo, e loro sono degli anni 50, quindi al massimo è degli anni 60. Vabbè, e poi questa mai aperta, che non sarà antichissima, è una saponetta Camei, forse anni 90 ma anche 2000, la plastica mi sembra, la carta in realtà, abbastanza nuova. Ma veniamo al pacco gigante, la valigia di cose storiche, perché quelle comunque appartenevano a lei. Quelle che stiamo per vedere, qua davvero mi tengo gli occhiali perché devo vedere esattamente tutto quello che tocco e che faccio, che non appartenevano a lei ma a suo nonno. Parliamo del nonno di mia nonna, che dovete sapere che era medico chirurgo ai tempi, davvero una cosa rarissima. Maria, che cosa c'è qua dentro? Ma che è? Dei pezzi di ferro, delle pietre, e era un elastico. Non so se voglio sapere cosa fossero e a chi fossero appartenuti. Di certo la latta è molto molto vecchia. Questa è di plastica, quindi è più recente, sarà stata messa in mezzo lì, ed è della ammoniaca ad uso esterno. Però non si trovano più con questo formato di queste bottigliette, quindi comunque questa ve la faccio vedere. Io non parlo più. Rappresentanze franco-italiane, ragazzi, questa è davvero roba storica. Amédée, non so parlare francese, via Carlo Goldoni, telefono 20216, troppo per la tosse, capite bene che qua siamo inizio 900, 800. Una garza purrita. In siciliano purrito vuol dire andato a male, marcio. Questa è proprio marcia. Mamma che puzza. Ah, questa anzi è nuovo. Uno shampoo antiforfora anni 50 sempre, ma in confronto davvero una cosa molto molto nuova. Medicazioni ocular. Garza idrofila sterilizzata, come no ci stiamo credendo. Una volta. Un'altra medicazione oculare. Carta vetrata.
abbiamo un leucoplasto. È un cerotto di caucciù autoadesivo bianco. Guardate qua, è in confezione di latta, pieno, cementato. Non si può aprire, ma mi spavento di tagliarmi con la ruggine perché è tutto arrugginito e questo lo riposo. C'è una puzza qua che voi non potete immaginare quanto sia forte, di farmaci andati a male, di... Comunque io qua ho una boccettina di legno con scritto fenolo, che cos'è? Sì, svitiamola, io sono... Oddio. Ma cos'è il sangue di San Gennaro? Ragazzi, è il miracolo di San Gennaro. Scusate l'ignoranza, non sono medico. Cos'è il fenolo? È un principio attivo che appartiene ad un gruppo di medicinali, quindi era un antisettico e un disinfettante utilizzato contro le infezioni batteriche, perché in passato non è che c'erano tutte le medicine che abbiamo oggi. E mio trisnonno lo teneva e mia nonna lo ha conservato, ma non per ricordo, perché potrebbe servire. Io sono scioccata. Poi qua c'è un aggeggio di ferro che non vi giuro, se c'è qualche medico chirurgo che mi sta guardando, è una provetta sporca. Non potete capire la puzza. Mettiamo tutto nella scatola e andiamo avanti. Abbiamo la cassetta del pronto soccorso che è probabilmente mio bisnonno si portava in... trisnonno, scusate. Si portava durante la prima guerra. Parliamo della prima guerra, ragazzi. Che puzza! Ragazzi, tutto questo è vero. Tutto questo non è uno scherzo. Sono cose assurde, lo so. No, mi è arrivata una puzza che voi non potete capire. Ad ogni modo, piccola pausa, fatemi respirare e vi voglio dire che invece potete provare i cosmetici di Gaia, ma quelli nuovi, freschi, fatti in casa, tra virgolette, naturali, che trovate su Amazon, come il mio mascara, senza fenolo, senza muffe, e le mie matite labbra, le mie tinte labbra. Comunque, ora che ho preso questa pausa... Allora, innanzitutto abbiamo un'altra ammoniaca vuota, una garza idrofila del 1900. Che cos'è? Cioè, guardate quanto è bella, bellissima da vedere, antichissima. Garza, fabbrica, medicazione, asettica e antisettica Milano. Vi prego, aiutate, di un metro, aiutatemi a capire di che anno potrebbero essere. Cioè, nessuno mi crederebbe senza questo video. Un'altra garza, che forse è anche più antica dell'altra, e c'è scritto Fabbrica Nazionale di Medicazione Antisettica di Dionigi Ghisio e figli, Pavia. Casa fondata nel 1882, che forse era quasi quell'anno. Famiglia Dionigi, se state guardando questo video, vi prego, mandatemi una mail. Dopodiché abbiamo una fascia di cambric idrofila da metri 5. Ed eccola qua, anche questa nel kit di pronto soccorso della grande guerra. Un'altra scatola. E qua residui di cose andate a male. La puzza. E se riuscite si intravede ancora la croce. La vedete? C'era una croce rossa qua sopra. Se volete un mio museo digitale, fatemelo sapere che faccio le foto e le metto online. Questa scatola cosa con... mi sembra vuota. È vuota, penso sia un miracolo. Ed è sempre del classico sciroppo Famel. Poi abbiamo... Io sembro una pazza, scusatemi, ma... Made in Italy. Made in... Saccarina, Istituto Nazionale Medico Farmacologico Serono. Ecco qua. Ammirate questa scatola. Ma che... Ma questa è la bandiera dell'Italia! No, vi prego, la vecchia bandiera dell'Italia. Sono di così patriottico. Composizione. Ma che c'è qua dentro? Divieto di esportazione.
È proibita, no, dovete leggere. È proibita la vendita della presente scatola fuori dal Regno d'Italia e le sue colonie. No, no, ragazzi, questa scritta è oro questa scritta. E le sue colonie, io sono scioccata. Il contravventore sarà punito a termine di legge. Ma c'è pure scritto in francese perché dovete sapere che prima l'altra lingua internazionale che vi rendeva fighi era assolutamente il francese. E infatti mio trisnonno studiò alla Sorbona. Io scioccata! E le sue colonie! Quindi possiamo capire. Ma che sono sti cosi? Ma me lo spiegate che sono sti cosi? Matite? Pezzi di cera lacca. Pezzi di cera lacca. Cose? Vabbè, fortunatamente non ci sono. Avvertenza importante. La bioplastina Serono è un'emulsione di lecitina e luteina. Si raccomanda ai signori medici di provare la reazione del prodotto facendone cadere una goccia direttamente dalla fiala. Sono troppo orgogliosa di farvi vedere questi video, anche se. Fortunatamente qua non ci sono farmaci. E veniamo alla fine di questo video. Perché io ho questa pure. Ho questa che contiene 125 buste magnesia San Pellegrino. Ma che figa! Esigere sempre questa marca di garanzia. È bucata, vi vedo, vi vedo. Io non ce la faccio più a sentire puzze. Credetemi, io non ce la faccio più a sentire puzze. Allora, qua forse abbiamo farmaci anche più recenti, come queste pagate 148 lire che sono cerotti sterilizzati impermeabili. Non li apro nemmeno. Io apro, eh. È una garza, va bene, la possiamo richiudere in paura. Repellente Kingsley, allontana dalla pelle. Gli insetti, non ho più la pazienza nemmeno di capire l'anno, però questa è decisamente una cosa molto più moderna. Ansamed, qua c'è della plastica, quindi siamo molto molto più in là, ma perché mia nonna comunque poi metteva tutto insieme, questo si vede che è chiaramente, chiaramente più moderno. Ma tutto uguale, Ansaplasto! Che poi è la marca Ansaplast con l'H, credo, che... fasciatura rapida di leucoplasto. Oggi abbiamo imparato che i cerotti erano il leucoplasto. Voglio vederlo, questo lo voglio vedere. Caucciù. Prima li facevano di caucciù. Ma dove che erano strani? Questa sembra la cartolina del Monopoli. Garantire la massima disinfezione del prodotto. Per garantire una disinfezione fortissima ed un'accelerazione del processo di guarigione, la compressa impregnata in modo speciale, ciò che produce il suo colore brunetto. Artrosil, acido borico. Mio Dio! No, ragazzi, sto per chiudere, vi do 10 secondi per guardare. È polvere di acido borico che si sta disintegrando. In caso mettete pausa, io richiudo e poso subito perché mi è caduto sulle cosce. Cosa si conserva? Perché si conserva queste cose? Io capisco che sì, è bellissima da vedere. Respirate. Cicatrizzante Zambon. Non voglio nemmeno aprirlo perché tra l'altro mi sembra abbastanza cementato. È duro come la pietra. No, è mollo invece. Io non lo so. Fasciatura, insomma. Cerotti, altri cerotti antichi. Tedeschi, fatti ad. Il leucoplasto di prima, vediamo se questo si apre, questo si apre. Ah! Guardate com'era. C'era questo rotolino qua dentro. Quindi perché non tornano a fare queste cose? Altro cerottino adesivo, guardate che carine queste cose ultra piccine, piccole piccole piccole. Questo era tutto in cartone. Ma che carino, quindi prima il cerotto era solo a nastro. Un altro leucoplasto. Un'altra garza. Un'altra garza, guardatela. Ecco qua, un'altra garza. Antiscottature, lenitiva cicatrizzante. Qua è uscito qualcosa, non la tocco.
che è diventato ammuffito verde. Insomma, riposiamola perché mi sto preoccupando. Devo posare tutto e andarmi immediatamente a lavare le mani, disinfettare la tavola, passare l'aspirapolvere. Omaggio. Questo era un omaggio. Mio Dio. Sono delle lame, dei bisturi e degli aghi. Non li apro nemmeno, questi sono pericolosissimi. E un secondo mi vado a lavare le mani, riposo tutto, perché qua, ragazzi, io sto per impazzire dalla puzza, devo aprire la finestra. Dunque, questo è quanto. Mi sono presa una pausa, ho respirato, ora già ho posato tutto, ma mi occuperò proprio di pulire, disinfettare, fare areggiare benissimo la stanza, perché non mi sento per niente respirare bene. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, ovviamente non ne potrò fare di più, ma vi invito a guardare le playlist. L'altro giorno ho fatto un video di attualità e vorrei parlarvi anche di altri argomenti di attualità, tra cui uno di cui ancora non vi ho parlato, ma che mi sta particolarmente a cuore perché ho sempre provato a mettervi in guardia di tanti pericoli. Vediamo se riuscite a capire di che cosa vi sto parlando. Insomma, fatemi sapere tutte le vostre impressioni nei commenti e se vi siete impressionati. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!